iscritti di altri gradi di scuola e quindi non necessariamente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria. Quindi se adesso si cerca di rimediare in qualche modo all'istituzione dell'insegnante tuttologo della Gelmini, dall'altra non si tiene conto della specificità dei destinatari dell'educazione e della didattica, dell'età di sviluppo degli alunni. Insomma, ancora una volta lo studente non è posto al centro della scuola del governo. Noi proponiamo l'istituzione di classi di concorso apposite alla scuola primaria, esattamente come per la scuola secondaria, di modo da prevedere degli insegnamenti che tengano conto del percorso formativo degli insegnanti e del grado di scuola frequentato dagli alunni. Grazie. La ringrazio. Non mi pare che ci siano altri interventi. Santerino. Crippa? Prego. Poi Santerini. Grazie Presidente. Io volevo porre l'attenzione su questo punto per evidenziare come non sia ragionevole e nemmeno ipotizzabile che le persone che debbano insegnare ai nostri ragazzi determinati materie oppure insegnare anche educazione motoria non abbiano dei requisiti ahimè di base, di formazione di base per poterlo fare, e essere riciclati in ruoli non opportuni credo che porti di fatto a un po' a quello che è stato discusso in questi giorni all'interno di quest'aula parlamentare, cioè la questione dell'alimentazione, dell'obesità e ragazzi che non fanno sport. Ecco, io ho in qualche modo porto un'esperienza personale ai tempi della scuola elementare dove la parte motoria mi veniva insegnata da un'insegnante drammatica tutt'altra visione che quella sportiva, e ahimè ho la rappresentazione di quello che quella situazione possa comportare sui miei figli e sui figli di tutti voi. Pertanto vi chiedo di ragionare nel merito se queste questioni debbano essere date a chi ne ha effettivamente le competenze. Grazie. La ringrazio. Adesso la collega Santerini, prego. Vorrei obiettare alcuni interventi sulla cosiddetta laurea dei tuttologi. Io vorrei ricordare che dal 1992 noi abbiamo istituito la laurea in scienze della formazione primaria, ora quinquennale a ciclo unico, quindi magistrale, che una volta conseguita dà l'abilitazione all'insegnamento. Non è affatto una laurea tuttologa, è una laurea generalista, certo. Perché? Perché, come sanno bene anche i colleghi, nella scuola primaria, un tempo elementare, non esistono le discipline, non devono esistere le discipline come nella scuola secondaria, perché il sapere non può essere parcellizzato e specializzato come per i giovani o gli adulti. È, anzi, una